Fino a poco tempo fa, le pazienti venivano nel nostro studio e ci chiedevano di trattare singole rughe o singoli solchi. Cosa succedeva? Che noi, facevamo quello che la paziente ci chiedeva, ma poi in realtà non è che fossimo così contenti quando la paziente andava a casa, perché non avevamo cambiato più di tanto la paziente. La paziente sembrava sempre, magari, rimaneva con il viso stanco. Quindi adesso, più che trattare la singola ruga, si cerca di guardare in 3 dimensioni il viso, quindi cambiare i volumi, il tutto proprio per rendere la paziente più fresca, più bella e più fresca. Fino a poco tempo fa avevamo a disposizione come medici solo dei prodotti o molto densi, molto duri, o molto morbidi. I prodotti densi, volumizzanti, venivano utilizzati per aumentare gli zigomi, la mandibola, e quindi venivano messi a contatto con l'osso. I prodotti molto fluidi invece venivano utilizzati per le piccole rughe. E questo molto spesso comportava dei problemi per il medico, perché la paziente spesso ci chiedeva di aumentare lo zigomo, ma anche di trattare singole rughe. E quindi la tecnologia per fortuna è andata avanti. Adesso è uscito un nuovo prodotto, un nuovo tipo di acido ialuronico chiamato DCLT, che grazie a un doppio crosslinkaggio ha delle zone sia più dense che meno dense all'interno dello stesso prodotto. E questo ci permette quindi di trattare sia zone profonde che zone superficiali. Questo prodotto quindi si differenzia rispetto agli altri prodotti, perché soprattutto si differenzia rispetto agli altri prodotti volumetrici, perché oltre alle classiche indicazioni, quindi il riempimento degli zigomi, dei solchi, ci permette di lavorare in tutto il viso, anche a livello molto molto superficiale, addirittura nelle piccole rughe. L'effetto naturale è dovuto a due fattori principali. Uno è il quantitativo di prodotto, perché è ovvio che se uno mette troppo prodotto l'effetto non è naturale. Ma la seconda cosa molto importante è il tipo di prodotto, perché se noi utilizziamo un prodotto molto duro si rischia di vedere un qualche cosa di tipo una pallina che si muove. Se noi invece mettiamo un prodotto come questo, molto morbido, che si integra molto bene nei tessuti, anche il risultato è sicuramente molto naturale. Ultimamente, per fortuna, i pazienti ci chiedono sempre più di essere molto naturali. In passato c'era la ricerca dell'eccesso, però l'eccesso non è mai stata una cosa bella. Si vedeva molto in televisione, però quando una persona non era in televisione ma era nella vita comune, poi alla fine l'eccesso diventava brutto. Ultimamente si ricerca proprio invece la naturalezza, e questi prodotti ci aiutano molto ad ottenere dei risultati molto naturali. La mia filosofia estetica è la naturalezza. La paziente deve uscire dallo studio del medico senza che si capisca che è andata da un medico. Deve essere più bella, con il viso più riposato, però non si deve capire che è andata dal chirurgo plastico. Se camminando per strada si capisce che la paziente è andata dal chirurgo plastico, il chirurgo plastico ha sbagliato qualcosa. Nella mia filosofia di bellezza, qualsiasi prodotto io vado ad utilizzare, cerco sempre di rispettare la naturalezza del viso. Quindi senza mai stravolgere i lineamenti e avendo il risultato il più naturale possibile.